Sulle pendici meridionali del Gennargentu, nell'Ogliastra più profonda, si erge Villa Grande Strisaili, a 750 metri di altitudine. Villa Grande Strisaili, un comune che in realtà è composto da due centri. Quello nel quale ci troviamo, Villa Grande, che è composto da 2200 abitanti, un centro che si affaccia sul mare Tirreno, in questo splendido anfiteatro che è la regione storica dell'Ogliastra, circa 700 metri sul livello del mare. E da un altro centro, la frazione di Villanova Strisaili, ancora più montana, che si eleva 850 metri sul livello del mare e che fa da contraltare al massiccio del Gennargentu. Protetta ad ovest dal Monte Suana, a nord dai monti Isadalu e Orguda e a sud dal Monte Idolo, Villa Grande Strisaili è il terzo per estensione tra i comuni sardi. Ci troviamo nella parte centro-orientale della Sardegna, al centro di un territorio molto vasto di oltre 21.000 ettari, che va dalle vette del Gennargentu, dal passo del Corribui, sino alla piana di Tortugli Arbatax. Un territorio molto variegato, composto da zone calcaree, da zone granitiche, da zone umide e dalle splendide vallate del Gennargentu. Il territorio offre uno scenario unico, vertiginose pareti rocciose, altopiani e valli, sorgenti e piscine naturali nascoste tra boschi di leccio secolari, querce e roveri. Anticamente i due centri erano uno solo, appunto l'antico Strisaili, un nome che entrambi portano ancora quasi fosse un cognome. L'antico villaggio, al termine del 1400, rimase probabilmente distrutto nelle lotte territoriali tra il viceré Dalmaso Carroz, signore di Quirra, e la potentissima famiglia degli Alagon, signori del Giudicato d'Arborea. Il fatto che il comune, i territori del comune, si trovassero proprio al confine fra questi due potentati ne ha probabilmente determinato la distruzione. Sta di fatto che sin dai primi anni del 1500 ed in soli 50 anni le fonti storiche attestano la nascita di una Villanova Strisaili prima e di Villa Grande Strisaili subito dopo. Abitato sin dai tempi più antichi, come attestano la presenza prenuragica di numerose domus deianas, dolmen, grotte e circoli tombali risalenti al 3500 a.C., Villa Grande Strisaili conserva un inestimabile patrimonio storico-archeologico. Su un imponente sperone roccioso si trova l'antico villaggio nuragico di Praidas, a cui si accede attraversando una gola selvaggia scavata da un torrente nel granito porfidico. Nello straordinario contesto paesaggistico e ambientale che caratterizza la parte montuosa dell'Ogliastra, emergono i siti di Sarcu es Forros e di Sacarcaredda. Il sito di Sarcu es Forros si trova in comune di Villa Grande Strisaili ed è inserito in un contesto paesaggistico straordinario, caratteristico dell'Ogliastra montuosa. Da qua si possono vedere tutti gli emblemi appunto di questo territorio: il Gennargentu, Perdaliana, Punta Tricoli, Monte Orguda. E siamo qui proprio perché ci troviamo in una direttrice fondamentale della viabilità sarda ancora oggi, che è quella che dall'Ogliastra porta alla Barbagia e viceversa. A pochi chilometri da qui c'è il passo di Corribui,
Ed è qui che ad un certo punto nell'antichità i Sardi hanno deciso di edificare un grande villaggio nuragico. Intorno al 1200 a.C. circa, il villaggio santuario di epoca nuragica vede il sorgere di grandiosi templi dedicati alla divinità. Ed è in questo momento che Sarcue Sforros si trasforma in un importante centro di culto che richiamava numerose persone in occasione di feste e ricorrenze. Il primo ad essere scavato è stato il Tempio A, tra i più monumentali dell'isola, presumibilmente legato a un culto che aveva nell'acqua l'elemento rituale principale. Le persone arrivavano da tutti i villaggi del circondario per donare e offrire alle divinità gli oggetti di bronzo che servivano proprio per richiedere delle grazie agli dèi. Oggetti di bronzo che venivano fabbricati qua intorno, perché accanto alle grandi strutture templari troviamo le officine fusorie dove questi straordinari manufatti venivano realizzati. Quindi Sarcue Sforros è il più grande centro metallurgico della Sardegna nuragica, dove troviamo i laboratori e le fornaci e le officine dove venivano realizzati questi materiali, vicinissimi ai templi. I reperti rinvenuti a Sarcue Sforros sono straordinari e ci raccontano una storia di incontri e di scambi che vedeva i Sardi nuragici protagonisti della loro contemporaneità insieme ai popoli del Mediterraneo. Scavi più recenti hanno restituito un secondo tempio a Megaron, caratterizzato dalla presenza di un singolare altare in pietra messo in opera con conci ben lavorati di basalto e arenaria rossa che gli conferiscono una raffinata bicromia. Queste strutture, chiamate templi a Megaron, avevano una pianta rettangolare e potevano essere anche molto grandi, come per esempio Sarcue Sforros, che per grandezza è il secondo in Sardegna ed è il più articolato dal punto di vista planimetrico. In queste quattro camere, separate da dei muri divisori realizzati in diverse fasi, venivano svolti i riti. Altro importante complesso templare è rappresentato da Sacarcaredda, situato in un luogo affacciato su un paesaggio che accoglie i più importanti emblemi dell'Ogliastra montuosa. Immersa in un bosco di lecci, si trovano le strutture di quello che in antichità era un villaggio molto esteso, 6 tombe di giganti e un tempietto nuragico a pianta circolare. Il tempio, costruito con blocchi irregolari di granito, porfido e calcare, si articola in due vani quadrangolari che si innestano su un ambiente circolare. Nel fitobosco che copre la zona, a 200 metri dal tempio, si raggiunge la tomba 1, ben conservata e caratterizzata da un'eccezionale monumentalità. Addentrandosi nel bosco, si trova invece la tomba 2, la cui esedra è composta da grandi lastre conficcate nel terreno. I siti archeologici fanno da corona paesaggi bellissimi come le vallate del Gennargentu, una serie di cascate naturali, prime fra tutte quelle del Baumela,
montagne anche molto aspre come il Monte Isadalu, con dei panorami bellissimi su tutta la piana dell'Ugliastra. Ai confini con le Barbagie, un bosco di querce, ginepri secolari e asfodeli custodisce un prodigio di madre natura, le piscine naturali di Baumela, meta di numerosi appassionati ed escursionisti. Qui la corrente dell'omonimo corso d'acqua ha modellato il granito attraverso due cascate. Un angolo di tranquillità e bellezza, dove è possibile immergersi nelle fresche e cristalline acque per un bagno tonificante, circondati dalle maestose pareti granitiche o semplicemente per godere del paesaggio selvaggio e incontaminato. L'importanza di questa risorsa idrica è data anche dalla presenza di una diga e di una centrale idroelettrica, che fanno parte di un sistema di gestione delle acque del territorio che prende il nome di impianto dell'Alto Flumendosa e comprende anche la vicina diga di Bao Mugeris. Lo sbarramento forma il lago Alto del Flumendosa, meta privilegiata per gli abitanti della zona e per i turisti che in questo luogo amano fare lunghe passeggiate nella rigogliosa macchia mediterranea. Distesa sulle sponde del lago del Flumendosa, sorge la frazione di Villanova Strisaili, che conserva tesori naturali e selvaggi. Villa Grande Strisaili, con Villanova, conserva ancora oggi le tradizioni agropastorali del passato. Contiamo all'incirca 140 aziende di allevamento, prevalentemente ovicaprino e bovino, anche suino, suinicolo, però purtroppo questo settore sta scontando il blocco dovuto alla peste suina africana degli anni scorsi. Adesso pare che dagli accertamenti fatti dagli organi competenti sia stata eradicata questa piaga e quindi si può ripartire con la produzione e l'allevamento suinicolo di cui il territorio è particolarmente evocato e per tradizione è sempre esistito. C'è una particolare attenzione dal punto di vista dei settori economici alla produzione artigianale degli prodotti alimentari. Per esempio al circa 4 si dedicano alla produzione di pistoccu e pani tipici di Villa Grande, tipo il pistoccu, la turredda, il pane angure, che diciamo noi il pane duro, insomma. Rinomato a livello regionale è il prosciutto di maiale, una delle eccellenze gastronomiche di Villa Grande. E su questo territorio che operano circa 150 attività agrozootecniche. Negli ultimi decenni però stiamo passando da una attività prevalente, quella della pastorizia, a un più deciso aumento delle produzioni agroalimentari, oltre alle attività artigianali e commerciali che naturalmente costituiscono il nerbo della nostra economia. Villa Grande è un luogo in cui la tradizione gastronomica ha tramandato i sapori di un tempo. La terra, lavorata con metodi antichi, restituisce all'uomo un prodotto genuino che conserva tutti i profumi e i sapori del territorio. Alcuni laboratori che producono le paste fresche tipiche di Villa Grande, tipo culurgioni e gaffuli, che sono un piatto tipico, un prodotto tipico di Villa Grande, oppure
altre paste tipo gli gnocchietti sardi. E poi abbiamo anche qualche attività che produce miele e altre che producono l'olio biologico. Significativa nel settore agricolo è la produzione della mela, da sempre portata avanti con metodi biologici. L'economia è oggi integrata da impieghi nell'ambito delle mini imprese e dell'artigianato locale. La lavorazione delle pelli, del cuoio e delle calzature artigianali ha come scopo ultimo la ricercatezza della forma e la cura minuziosa del particolare. In un laboratorio di calzoleria artigiana si possono trovare calzature di grande pregio, personalizzabili, pregiate e di grande qualità. Un settore che sta prendendo piede piano piano, si sta allargando, le persone stanno prendendo coscienza che si ha una potenzialità non indifferente e difatti l'amministrazione comunale guarda con interesse e con molta attenzione a questo settore, al settore dell'agroalimentare tipico, cercando di creare quelle condizioni che siano da stimolo anche per i produttori affinché si crei una rete di produttori che in qualche modo riescono ad identificare i loro prodotti sotto un marchio ben definito, tenendo conto anche che Villagrande è uno dei paesi che ricade nella Blue Zone, è il paese che vanta il record mondiale della longevità maschile in proporzione agli abitanti e quindi abbiamo motivo di essere fiduciosi nel fatto che si possa rappresentare i nostri prodotti in modo molto 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 produttivo. Questa è una zona in cui la qualità della vita, nonostante tutte le difficoltà, è molto alta. Sarà grazie alla salubrità dei luoghi, sarà grazie alla presenza di molte bellezze storico-culturali, paesaggistiche, grazie anche alla genuinità dei prodotti. Sono tutti fattori questi che, unitamente ad un carattere forgiato per secoli nella sopravvivenza su queste montagne, ci hanno portato a detenere il record mondiale della longevità maschile certificato dalla Guinness dei primati. Villagrande Strisaili, terra della longevità. È un luogo sorprendente e senza tempo, in cui i capolavori di madre natura e le grandi ricchezze storiche e archeologiche hanno fatto di questa terra una delle mete più suggestive della Sardegna orientale.